giustizia tributaria e il difficile equilibrio tra le tante novità operative e l'esigenza di una riforma strutturale. È stato il titolo del convegno che si è tenuto presso la sede dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli Nord Raversa. Il convegno è stato organizzato dall'Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli Nord con il contributo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli Nord. L'evento fa parte di un ciclo di incontri organizzato dalla Commissione Nazionale Processo Tributario dell'Unione dei Giovani Commercialisti. Il forum è stato realizzato per la forte esigenza dei commercialisti di confrontarsi su temi che caratterizzano la quotidianità degli addetti ai lavori. I commercialisti certamente auspicano una riforma, ma la cosa più importante per i commercialisti, per coloro che operano in questo settore, nel settore tributario, è avere delle certezze. Noi auspichiamo delle sentenze che possano in qualche maniera essere univoche da parte delle commissioni, fare in modo che il contribuente sia tranquillo nell'eseguire le sue cose e che il professionista possa lavorare con una certa serenità. Un evento che abbiamo voluto noi come giovani di Napoli Nord, con ovviamente la collaborazione dell'Ordine dei Commercialisti, in quanto si rende necessario, soprattutto in questo periodo in cui caratterizzato da una evoluzione normativa molto frequente, dare delle risposte sia ai colleghi, ma soprattutto far capire agli addetti ai lavori quali sono le nostre esigenze. Un aggiornamento normativo che è fondamentale nell'ambito della nostra professione. Viviamo un momento particolare in cui le norme aumentano, diciamo, con una grande quantità e con scarsa qualità. Uno degli obiettivi che ci poniamo con questa giornata è appunto quello di riuscire a capire come intervenire o comunque come riuscire ad interpretare alcune di esse e cercare di chiarire alcuni aspetti che solo con il confronto e con la condivisione fra i diversi soggetti del processo tributario, come vedremo, ma anche nei confronti della fase amministrativa. Più che contrasto, direi la difficoltà di gestire i due apparati. Giurisdizione tributaria e la giurisdizione penale da sempre hanno avuto delle peculiarità che in questo periodo storico, peraltro con le esigenze anche del tessuto economico, mal si adattano. In particolare con i colleghi della Commissione Processo Tributario si è deciso anche di fare un focus su queste tematiche con l'obiettivo di evidenziare alcune criticità. Le riforme, chiamiamolo così, arrivano, nel senso che comunque vengono emanate dal legislatore anche, diciamo, in maniera molto continuativa. Soffermerò su un testo che abbiamo scritto come commissione che riguarda le spese di giudizio, dove lì invece siamo in attesa appunto che il legislatore prenda parola. Nel senso che ad oggi abbiamo una, diciamo, disparità di trattamento tra noi commercialisti e gli altri professionisti come avvocati e quant'altro nella liquidazione delle spese di giudizio.